EFMA Meeting 2023, siamo qui a Firenze con Federico Gerardini, Zurich Bank. Buongiorno Federico. Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti. In questi 2 giorni, ricca di spunti interessanti per il mondo della consulenza finanziaria, si è tenuta una tavola rotonda alla quale hai partecipato dal titolo Intelligenza Artificiale, Evidenze Prospettive per la Consulenza Finanziaria. Che cosa è emerso dai lavori? Sì, allora è emerso che sicuramente il mondo della consulenza finanziaria non potrà non tenere in considerazione degli sviluppi che l'intelligenza artificiale sta portando, perché ignorare totalmente, diciamo, questo aspetto può risultare controproducente. Quello che ritengo fondamentale è che per un tema così importante come quella della gestione del risparmio, della pianificazione patrimoniale, il ruolo del consulente finanziario e quindi il rapporto umano rimarrà sempre importante e centrale. Questo non significa che non possa, diciamo, evolvere grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che può ottimizzare da un certo punto di vista il tempo e quindi fare in modo che il consulente si possa concentrare sulle attività più a valore aggiunto, per il cliente e dall'altra parte anche arricchire di contenuti, ottenerli appunto con maggiore velocità. Per cui è fondamentale tenerne conto. Ma come può anche un consulente finanziario senior, che magari ha meno dimestichezza con la tecnologia, riuscire a utilizzare, a sfruttare l'intelligenza artificiale? Beh, lo sappiamo tutti, nel mondo della consulenza finanziaria, nel nostro mondo, l'età media si aggira intorno ai 52-53 anni. Quindi è fondamentale attrarre giovani e i giovani possono contribuire notevolmente al miglioramento, diciamo così, tecnologico della nostra rete, del nostro settore. Affiancare ad un consulente finanziario senior e un consulente finanziario junior è importante per 2 ordini di motivi. Da un lato perché non dimentichiamo che i nostri clienti hanno figli e saranno coloro i quali poi erediteranno questo patrimonio molto importante. Quindi avere già in struttura dei giovani che parlino lo stesso linguaggio dei figli dei nostri clienti può essere un vantaggio competitivo molto importante. Capita spesso che i clienti si presentino all'appuntamento con i figli e nel momento in cui trovano di fronte qualcuno che parla la stessa lingua ci consente sicuramente di dialogare sullo stesso piano. E dall'altra parte possono essere coloro i quali aiutano l'introduzione di queste tecnologie, i giovani appunto all'interno del nostro settore, portando quindi e cambiando il modo di fare consulenza finanziaria e supportando molto chi questa professione la conosce molto bene, sa come gestire le relazioni, ma ha la necessità di fare un ulteriore passo in avanti con il supporto della tecnologia e quindi con l'aiuto anche di questi giovani che dobbiamo sempre di più, dal mio punto di vista, attrarre a questa meravigliosa Ecco, hai professione. parlato di attrarre giovani professionisti, la vostra struttura Zurich Bank, che cosa mette a disposizione di un laureato per entrare nel mondo della consulenza finanziaria? Sì, siamo partiti con un progetto, quindi vado subito alla parte principale perché abbiamo lanciato da poco tempo, da un paio di mesi, un progetto che si chiama Talent Next Gen. Tutte le informazioni possono essere diciamo, ricavate sul sito di Zurich Bank, che mira proprio ad attrarre alla consulenza finanziaria giovani che abbiano un background magari di studi economico-finanziari, che abbiano un'età inferiore ai 35 anni. Per loro prevediamo tutto un percorso che prima li supporti anche in ambito formativo e li preparino all'esame dell'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari e una volta superato l'esame inserirli in struttura, in rete, ma con un percorso mirato e guidato. Non c'è errore più grande è quella di attrarre un giovane alla propria struttura e poi non seguirlo, non Lasciarlo da solo. introdurlo. Hai parlato di lavoro in team, quindi viene affiancato un professionista senior durante l'operatività quotidiana. Assolutamente sì. Federico, ti ringrazio, da Firenze è tutto, buongiorno e Federico e buon lavoro. Grazie a te Massimiliano, grazie a tutti. Buona giornata.